Mi chiamo Davide Mazzocco, sono un blogger e saggista, scrivo per il network Blogo e per Yahoo Finanza e ho dato alle stampe nel 2012 Giornalismo Digitale, un libro che parla dell'evoluzione appunto dell'informazione dal cartaceo ai mezzi digitali e appunto l'evoluzione che è in corso è un'evoluzione non soltanto di strumento e di mezzo di informazione, ma è un'evoluzione che porta l'informazione da logiche verticali, un rapporto verticale fra il giornalista che continua a rimanere mediatore dell'informazione e il lettore. Dalla verticalità del passato si passa a un'orizzontalità in cui le differenze fra lettore e giornalista si appianano, gli utenti del web dialogano con i giornalisti e questo crea un nuovo ecosistema giornalistico in cui ci può essere interazione anche attraverso i social media. Naturalmente le difficoltà che incontra il giornalismo in questa fase di transizione sono quelle della sostenibilità economica, una sostenibilità che non riesce ancora per il momento a raggiungere i livelli di raccolta pubblicitaria dei giornali cartacei in passato, ma l'attenzione per il pubblico verso questo tipo di informazione è comunque crescente e le avanguardie, gli studiosi di questo giornalismo che alcuni esperti statunitensi hanno chiamato giornalismo post-industriale, sta trovando piano piano la propria strada e Mark Thompson, che è direttore amministratore delegato del New York Times, ha spiegato di recente quelle che sono le sue idee per uscire dalla crisi che ha investito il giornalismo nell'ultimo decennio, seguire un po' quello che ha fatto Hollywood, che è stata minacciata dalla pirateria, da nuovi mezzi per riuscire a vedere i film, ma è riuscita molto lentamente a rimanere a galla, a trovare introiti creando nuove formule come il cinema 3D o il cinema IMAX. Ecco, il giornalismo dovrà fare la stessa cosa, creando prodotti diversi per i diversi formati che sono il PC, il notebook, ma anche gli smartphone e i tablet. Ogni device avrà una sua sintassi giornalistica differente e questa potrebbe essere la soluzione per riuscire a dare un nuovo futuro al giornalismo.